the Harlem. E bene a tutti ragazzi e benvenuti qui sul mio canale, sono AlekeBear97 e quest'oggi, come potete vedere, siamo tornati qui su MotoGP 2015. Una serie che sta andando veramente bene, a me mi piace il gioco ragazzi, quindi sono felicissimo di portarvelo. L'altra volta siamo riusciti ad arrivare sul podio arrivando terzi, questa volta vediamo. Ragazzi, io volevo salutare un mio amico Giuliano, che mi ha anche commentato qui sotto, se lo salutavo nel video, lo saluto con piacere. E niente ragazzi, io adesso mi faccio le qualifiche e ci rivediamo subito in gara. Speriamo che andiamo bene ragazzi, crociate le dita per me. Allora ragazzi, eccoci qua, ho fatto le qualifiche, sono andate veramente bene, siamo settimi. E quindi niente ragazzi, partiamo dalla settima posizione. Una posizione veramente buona. È una pista che al primo giro ragazzi ho avuto un po' di difficoltà perché non sapevo bene come impostare le curve. Dal secondo ho fatto tre giri, al secondo giro già ero decimo. Poi ho deciso di migliorarmi e più o meno ce l'ho fatta, dai. Adesso partiamo settimi. Qua questa curva l'ho vista in qualifica, la devo fare interna. Adesso io provo a fare questo. Se sto coso di merda la si leva. Adesso provo a fare sta roba qua. Vedete. Io al primo giro non ci riesco su sta pista, raga. Non so perché, perché forse sul secondo giro già prendi un po' di velocità, quindi no, con calma Ale, con calma, stai calmo, sta gara può essere nostra, stai calmo, tranquillo, non è successo niente, si riparte. Ale stai calmo, questi qua se se ne vanno adesso li ripiamo dopo. Questa qui se taglia le curva. Va bene così. I cordoli sono nostri amici, ricordiamocelo sempre. Comunque là se ne stanno andando, raga. Raga, è qualcosa di impressionante, oh. Cioè io in gara facevo i peggio tempi, ma questi. Cioè è possibile dei qualifica la gara sono diventati così potenti questi? Di Vasquez, mamma mia Vasquez, ti butto per terra. Non te levi. Vasquez, ti butto per terra, te lo dico. Vasquez, non ti avverto più, eh. Mamma mia, regà, cosa mi stanno dando? Un secondo e quattro. Raga, guardate quanto cazzo vanno veloci. Qualcosa di impressionante, raga. Ecco, t'avevo detto e te buttavo per terra. Io l'avevo detto, raga, io l'avevo avvertito. Tutti le qua, raga, a testa. E qua 44 è primo, raga. Attenzione. Raga, comunque se mi sentito zitto è sempre perché sto concentrato, raga, perché non mi vado arrivare a sesto, raga. Anche se quelli là se ne sono nati, oh. Io non capisco questa cosa, raga. In qualifica non corrono, vai a pagare invece te. Te pissano proprio, raga. Che poi sulle qualifiche loro sono arrivati di mezzo secondo davanti a me, eh. C'è il primo. Oh, attenzione, qua è morto qualcuno. Meno male. 44 si è addobbato. È morto 44 gatti in fila per tre. Con il resto di due morirono 54. Vignales, ti faccio buttare per terra, Vignales, ti metto per terra, Vignales, levati. Oh no. Allora, ragazzi, Vignales, te lo dico, sto facendo la persona brava adesso, eh. Adesso ti avverto. No, non ti avverto più. Dopo lo faccio fare la stessa fine di quell'altro. Dico, levati.
Guarda che per caso un altro botto fanno. Qualcun altro magari si sdraia per terra. Tipo 44, no? Prima è cascato, poi si sdraia un altro per terra. Mamma mia, raga, quarti. Ultimo giro, mi sa. Sì, ultimo giro. Attenzione. Vasquez, stolliti. Una presa larga, però così possiamo uscire più veloci. Aspettate un attimo. Raga, ripiamose un attimo la capoccia. Allora, con calma. Siamo qui con calma, via. Sono un attimo di prepotenza, raga, perché non ho già utilizzato due rewind. Ma mi avevo tagliato la curva in una maniera paurosa. Però meno male non ci hanno detto niente. Però siamo riusciti a uscire potenti da sta curva. Io mi metto di qua, provo a mettermi scia. Anche se non so se c'è la scia a MotoGP, eh. Si dovrebbe sta, però vabbè. Se evitiamo dalla scia, boh. Ci sarà, non ci interessa. Oh cazzo. Raga, quello mi sta dietro. Raga, mi sta appiccicato al culo questo. Togliti. Oh, Ciccio Buffo. Voi con ste Red Bull. Mi state a rompere, eh? Capito che Red Bull ti mette le ali, però. Oh, ti togli. Oh, ma ti sdraio per terra, eh. Oh, ti faccio cascare, togliti. Raga, una gara combattuta e poi la moto nostra comunque continua a dar problemi, raga, perché non siamo con la moto competitiva. Come ho detto, togliere, so te lavavo io. Un attimino spoderato. Spodestato proprio, raga. Mamma mia, occhio. Questa l'ho presa malissimo. Vi faccio passare. E siamo quarti, ragazzi. Quarti, per poco arriviamo sul podio anche questa volta. Però ragazzi, è stata veramente una bellissima gara combattuta. Danny Kent, ragazzi, 5 secondi ci ha dato. 2 secondi da Isaac Vinales. Raga, siamo sesti nella classifica generale, ma ci sta. Ci sta, ragazzi, stiamo facendo veramente bellissime gare. Ci sta questo sesto posto nella classifica generale, il quarto posto, ragazzi. Quindi veramente belle gare. Speriamo che adesso ci contatti qualche altra moto. Vediamo. Io spero che mi contatta la moto di Kent, raga. O la moto di Kent o la Red Bull. Stanno facendo un ottimo lavoro. Questi risultati... Sì, vabbè, ma ti sta tranquillo, bello. Stiamo solo all'inizio campionato. Ma qui adesso noi, il nostro team, che pensiamo noi. Ragazzi, fatemi sapere sotto nei commenti le cose da potenziare con i pacchetti dati, ragazzi, perché non lo so. Adesso abbiamo il telaio a livello 2 e i freni a livello... Il tuo manager ti dirà un... Ah, davvero? Ah, davvero, mi stai a D? Certo. Sky Racing Team. La Red Bull. Ah, raga, però non so qual è. Raga, qual è la moto moto coso di Kent? Non lo so, raga, non so qual è la moto di Kent. Vabbè, allora noi andiamo qua, nella Red Bull KTM di Aio. Noi scegliamo questa. Non ci siamo andati, ma l'abbiamo messa tra le nostre preferenze. Il futuro siamo noi. Zarco e Kent monopolizzano la sezione di moto 2 e moto 3, dominando e vincendo le loro gare. Cioè, allora, gamer, alle gamer 97 Antonelli, scoppia la rivalità all'interno di un Jetta Rivagold. I due sembrano impegnati a catturare le attenzioni della squadra, ma questa volta è Ale ad avere la meglio. E va bene, a fine giornata Annika analizza la gara con lucidità sulle pagine dei suoi social network. Un po' dispiaciuto per aver perso il confronto con gamer, ma devo ammettere che oggi guidava troppo forte per me. E ragazzi, niente, ci siamo... prendendo i complimenti da questi altri guidatori,
Quindi ragazzi, il video di oggi può finire qui. Come sempre, un bel pollicione in su, commentare qui sotto i vostri pareri sulla serie, sul video di oggi. Ragazzi, siamo arrivati quarti ragazzi, veramente un grandissimo episodio. E niente, condividete questo video a manetta, iscrivetevi, perché più cresciamo più ci divertiamo. E sempre così ragazzi, bella raga, ci vediamo al prossimo video, bella raga.